Anche a Villa Priolo è stata quest'anno proposta al pubblico la rappresentazione di un presepe vivente. Questa tradizione si era purtroppo persa negli anni, ma è stata recuperata dal gruppo Villa Priolos Young, ed in particolare grazie a Felice Rovello, che ha curato le parti che sono state recitate. L'evento è stato presentato con il titolo Sulle orme di San Francesco, e la particolarità del presepe consisteva proprio nel fatto che la Natività veniva raccontata da un giovane nelle vesti di Santo Francesco. Il pubblico presente ha così potuto rivivere le tappe dell'esperienza vissuta dalla Sacra Famiglia, dall'incontro tra Maria e Giuseppe al loro matrimonio alla nascita del bambino Gesù. È stata rappresentata anche la carovana che ha condotto la Sacra Famiglia da Nazareth a Betlemme, con una processione che ha visto tutti i personaggi del presepe seguiti dal pubblico intervenuto. Il parroco ha espresso la propria soddisfazione, ringraziando Felice Rovello per aver dato ai tanti giovani coinvolti la possibilità di mettersi in gioco ottenendo un grande successo. Il gruppo, in poco tempo e con a disposizione ben poche risorse, è riuscito ad attirare a Villa Priolo per il presepe centinaia di visitatori, provenienti dai paesi limitrofi. Dopo aver partecipato alla rappresentazione, i visitatori hanno anche potuto gustare un piatto di calde lenticchie e anche prodotti tipici offerti dagli abitanti di Villa Priolo.